Ma buon salve a tutti! Oggi siamo in un video particolare, non adatto ai deboli di cuore, perché andremo a vedere i cloni cinesi delle console. Mamma mia, ce ne sono di tutti i tipi, di tutti i tipi. E i più classici hanno il classico formato 99 giochi, ecco, in una console, dove all'interno molto probabile troverai tre giochi copiati uno dietro l'altro in varie lingue. Vi posso garantire che io ci sono nato con una console tarocca, so cosa vuol dire, ecco. Prima di iniziare io vi ricordo che potete lasciare un bellissimo like, iscrivervi al canale qualora non l'aveste fatto e seguirmi su tutti i social, importantissimo. Io direi di incominciare con la prima console PX3600. Ha qualcosa di molto familiare questa console. È il clone dell'Xbox. Clone, oddio. È la versione venuta male perché i controller, vabbè, fanno proprio schifo. Il design non cambia, cioè, anche quello, grande qualità, signori. E vedendo il materiale sarà di una plasticaccia che se cade a terra un minimo, si apre, si spacca e ciaone. Ti saluto e ti ringrazio. Cioè, che cazzo sono? Quei controller sono bruttissimi, che è il simbolo di Batman. Fa proprio schifo. Come lo fai a tenere in mano? Cioè, è scomodissimo. Ah, e c'ha anche la vibrazione. Controller con la vibrazione, attenzione, è giusto per imitare un po' la PlayStation, grandissima qualità. Poi un'altra domanda, il lettore CD, ecco, c'è o è soltanto di design? No, perché in alcune console che vedrete c'è la cosa del lettore CD, ma se lo apri, invece di mettere il lettore CD si mettono le cartucce e lo vedrete, signori, lo vedrete. Udio, la Wii Sim. Il clone della Wii. Che cazzo è sta merda? Ma cos'è sta cagata? I controller fanno proprio schifo. Si vede che è plasticaccia. La console, niente meno. Scommetto che questo va a cartucce. Ma che cazzo è? Se volete, lo comprerò. Se riesco a trovarlo, lo comprerò. Tanto non penso che costerà assai, eh. Quanto può costare massimo? 20 euro, toh. Ma è già assai 20 euro. What the fuck? Cioè, la Nintendo non ha fatto nulla. Vabbè, denunciarli è già troppo. E c'è anche di peggio. C'è anche di peggio, tipo la prossima. Ha un design spiccicato PlayStation 4 misto a Xbox e si chiama Fuse, credo si pronunci così. Il controller è spiccicato a quello della Xbox. Qua praticamente hanno copiato tutto. L'unica cosa sarebbe testare questa console, anche se dal nome non mi ispira tanto. È tipo i famosi controller dei cinesi della Sony, cambia semplicemente il nome, il marchio, e spero che cambi anche il prodotto, perché poi, cioè, sarebbe da denuncia instant. Cioè, Sony e Microsoft farebbero i soldoni con questa console se denunciassero, ecco, la copia, il clone è venuto bene. Non lo so, sinceramente, io sto valutando il design per ora. Non ce l'ho a portata di mano, quindi non so di che prodotto stiamo parlando. No, la mini PlayStation. La mini PlayStation. Cos'è sta merda? Che cazzo è? Ma cos'è? Ma quello è uno schermetto e una cartuccia. Che cazzo è quella roba? Sarà grande 5 centimetri, 10 centimetri, il pad minuscolo con tre tasti. Come cazzo fai a giocare a sta roba? Cioè, io non oso immaginare il tipo che l'ha dovuto mettere in commercio questa cagata. Quando hanno creato cazzo di console cloni, ma ci hanno pensato prima di metterli in commercio. Vabbè, la maggior parte sono cinesi, vabbè. L'importante a loro è fare soldi. Loro sono abituati a clonare, a copiare. Non è una novità. Cioè, guarda sta roba, mi viene il vomito, lo schifo. Cos'è sta merda? Inguardabile, guarda. Oddio, questa dovrebbe essere una sottospecie di clone della Nintendo DS, la prima versione. E vi dico un'altra chicca. Notate bene quei due schermetti. Non è come la Nintendo che uno è touch e l'altro è semplicemente uno schermo. Guardate bene questi schermetti. Hanno una levetta dove li puoi togliere e cambiare. Diciamo che la parte di sotto è per tenere, diciamo, il gioco di scorta e lo schermo di sopra serve semplicemente per mostrarti
il gioco, far funzionare il gioco. Lasciamo stare i nomi dei giochi, Soccer e Street Fighter, che non penso sia il vero Street Fighter, se no sarebbe denuncia go go, ecco, dell'azienda della Capcom, ma non credo sia quella. E vi dico una chicca, io comprai una console simile, non mi ricordo se era di questo stile o era quella a uno schermo, e indovinate un po', non funzionava, me lo ricordo palesemente, che mettevo il gioco per giocare, mettevo le pile, accendevo, non funzionava, non si vedeva un cazzo, cioè praticamente erano soldi buttati al cesso. Mi avevano venduto una console rotta. Questa qua, la qualità dei giochi sono proprio pessimi, per non dire altro, ecco, per non insultarmi malamente. Non so che altro dire, ecco, sinceramente. Solo a guardarlo mi viene il ribrezzo. È la console più brutta che io abbia mai visto. Con sta cosa degli schermetti, mamma mia, uno schifo. Preferisco quelle console dove puoi giocare a Tetris. Mamma mia. Giustamente si sono modernizzati anche loro. Il clone della Switch. Madonna, il clone della Switch. Con un gioco che dovrebbe assomigliare a un Street Fighter venuto male, ma molto male direi. Beh, il design, diciamo, è molto simile alla Switch, copiato perfettamente. Beh, il problema è ciò che c'è all'interno, ecco, di questa console, non l'esterno. Ok, si dice non giudicare il libro della copertina, ma in questo caso mi sa che ti conviene farlo. Ma what the fuck? Che sicuramente costa la metà della metà della metà del vero Nintendo Switch. Ma sicuramente, giustamente, i cloni devono costare molto meno degli originali, se no non sarebbero cloni. Mamma mia, io giuro, comprerò una di queste console e lo testerò. Giuro, ma sono sicuro che non dureranno più di 10 minuti. Ma sono sicuro, non ci vuole un Nostradamus per capire la qualità infima di questi prodotti. Per non dire di merda, ecco. Sicuramente all'interno ci sarà classico 99 giochi o 999 giochi in una console, che sicuramente sono tutti scam. Guarda, ispira però questa console, ispira ad essere acquistata, perché si avvicina molto alla Switch. Ma sono sicuro che non andrà molto avanti, ecco. Avrà dei giochini un po' datati, giusto per vendere la console, ma non credo avrà grosse vendite, ecco. E non credo avrà una durata... Sì, lo spaccherò il prima del previsto, ecco. Oh, Gesù, che cazzo sto vedendo? Il clone, ecco. La console in miniatura della PS5. Porca miseria, che plasticaccia. Si vede qui a chilometri che tra, diciamo, pad e console c'è una plasticaccia dietro che se lo butti per terra si spacca, si apre. Che merda è questa? Ovviamente si nota benissimo che le dimensioni non sono come quelli reali. Non è alta come la PlayStation normale, sarà 20 centimetri, 25 centimetri. La butto lì, minuscolo. Sono sicuro al 100% che dentro avrà i classici giochi degli anni 90, se non degli anni 80. Sono sicuro, non avrà grandissime qualità questa console. I pad, i joystick non ispirano tantissimo, saranno anche quelli minuscoli. Questo qua lo compri soltanto per tenerlo come collezione e per dire che hai la PS5 in miniatura. Cioè, non penso ci giocherai con questa console, ci giocherai il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno lo metterai come soprammobile e via. Addio. Oddio, cos'è questo design di merda? Il clone della PS1. E non poteva mancare ai tempi la pistolina, mamma mia, mi ricordo. E sono sicuro che il gioco che c'è all'interno per giocare con la pistolina è quello del cane che deve sparare le papere, deve catturare le papere. Non mi ricordo come si chiama, Duck qualcosa. Lo so perché nella mia prima console tarocca che ho ricevuto c'era questo gioco, c'era la pistolina. Avevano anche copiato perfettamente i giochi. E vi dico un'altra chicca, su questa console c'era il primo Super Mario. Roba che la Nintendo poteva denunciarli perché gli ha
copiati quei 3-4 giochi che c'erano, li ha copiati palesemente. Io non ho parole, io non ho parole. Quindi sicuro in questa console, se c'è una pistola, sicuro c'è un gioco del genere. Non penso vadano molto lontano. Con extra cartridge, penso volesse dire con extra cartucce, il Super Megason 4. Un nome, una garanzia. Mamma mia che qualità, photoshoppato benissimo. Mio cugino a 5 euro l'avrebbe fatto molto meglio. Se guardiamo bene il design di questa scatola, c'è un bambino che sta volando con degli occhiali, che sta volando nello spazio. Tu mi vuoi presentare una console in questo modo? Perfetto. Perfetto, marketing ci stai riuscendo. Ma andiamo avanti con il clone della Xbox 360, l'X Game 360. Che va a cartucce. Vabbè, grandezza non rispecchia mai la grandezza naturale. E il pad fa letteralmente schifo. E anche qui c'è la pistolina all'interno. Pistola inclusa. Sì, non penso mettano una pistola reale. È tutto legit. È tutto legit. E per il videogioco non è che vanno a fare rapine con quella pistola, eh. Attenzione. Ispira tantissimo questa console. Già dal nome mi ispira l'X Game 360. Sto guardando bene la cartuccia. È una classica cartuccia 999 giochi in uno, e all'interno io noto un Doraemon. C'è un Doraemon disegnato sulla cartuccia. Ispira tantissimo, guarda. Lo comprerò soltanto per Doraemon in cartuccia. Voglio giocare al suo gioco. Voglio vedere che merda avete inserito lì dentro. Beh, sicuro con quel pad sarà super scomodo giocare. Comodità 0%. E ho detto tutto. Bisognerebbe provarli per dare la reale recensione del prodotto, ma guardandolo non andrà molto lontano. Bene signori, io direi che però oggi può bastare qui. Scrivetemi nei commenti qual è la vostra console che provereste, quello che vi ispira fiducia. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciate un bellissimo like, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste fatto, seguitemi su tutti i social e noi ci vediamo a una prossima cinesata.